Beh sì, è chiaro che le nostre certezze le abbiamo messe in campo in gara 2. La squadra è stata molto brava, generosa da parte di tutti, c'è stato un apporto importante in tutti i giocatori, soprattutto anche da Jones che era un momento un po' in difficoltà dopo l'infortunio e quindi in questo momento la cosa importante è che tutta la squadra è molto concentrata, tutti hanno dato un contributo importante. Stiamo bene, poi è chiaro che domani sera sarà una partita complicata perché abbiamo di fronte una squadra molto lunga, come già abbiamo detto, molto buona, sicuramente avranno una reazione, sicuramente ci riproveranno a metterci in difficoltà, però abbiamo voglia di fare una buona partita, siamo davanti al pubblico che sarà sicuramente caldo e corretto come sempre e questo ci permetterà comunque di avere un piccolo vantaggio, di poter giocare davanti al nostro pubblico. Ripeto, gara complicata, difficile, però allo stesso tempo ci dà la possibilità di essere in casa e questo è un fattore campo che vorremmo provare a sfruttare. Squadra coesa, squadra mai egoista, questo ci piace sottolinearlo. Sì, diciamo che la squadra ha acquisito la mentalità giusta, che è quella che mi piace, dove come diciamo si dice team first, vuol dire prima di tutto la squadra e quindi tutto quello che viene fatto sul campo deve essere fatto per il beneficio della squadra. I giocatori poi hanno capito, ovviamente, perché non sono sicuramente così inesperti, che tutto quello che si fa per la squadra, che produce per la squadra, alla fine è un tornaconto utile anche per loro, per la loro carriera, per la loro individualità. Per cui in questo momento abbiamo tutti quanti chiaro in testa che bisogna prima di tutto pensare alla squadra. Questa Questa è la via. è la strada, bisogna assolutamente percorrere questa strada, essere molto focalizzati su quello che serve al gruppo e cercare di essere decisamente coesi e pensare solo alla vittoria. Tutto il resto poi, i vantaggi individuali verranno se si vincono le partite. Sì, 1-1 vuol dire tutto e niente, vuol dire che hai la chance di andare in vantaggio. Ma non vuol dire niente perché comunque è ancora tutto aperto, quindi secondo me dobbiamo rimanere tranquilli, concentrati, come se la serie fosse 0-0 e cominciare da guardare le cose che sono successe, cercare di migliorare le cose che abbiamo fatto così così e aumentare invece le cose che facciamo bene. In un anno che vi ha visto protagonisti, all'inizio con chiaramente tante difficoltà, poi perché è sempre meglio ricordare, si è partiti con un roster, si è aggiustato in corsa, si è perso forse uno degli obiettivi per la costruzione della squadra a inizio stagione, parlo di Onuaku. Però voi siete venuti fuori pian pianino con la consapevolezza, chiaramente seguendo anche i dettami tecnico-tattici di Coach Buchi, di quella che è la vostra forza. Questa è una squadra coesa, veramente. Ma sì, abbiamo trovato un po' nella disperazione, tra virgolette, perché poi non è che eravamo nella disperazione, però in un momento di difficoltà abbiamo trovato noi stessi, abbiamo trovato la nostra identità, che penso che sia un segno distintivo di una squadra che ha carattere. Dobbiamo puntare su questo, dobbiamo essere noi stessi, continuare a essere noi stessi e non diciamo, distaccarci da questa cosa, a prescindere da qual è stato il risultato passato o quello che sarà il risultato poi dopo, durante la partita. Cerchiamo di fare noi il nostro meglio, poi dopo se il nostro meglio basterà siamo contenti, se non basterà cercheremo di migliorare. Analizzare quella che è la stagione fino a questo punto è facile, però può essere anche fuorviante. Perché? Perché poi alla fine ci piace sottolineare il fatto che la vostra serie, Dinamo contro Reyer, mi sembra la più equilibrata e la più bella anche da vedere. Ormai penso sia diventata una classica del basket italiano, un po' come il derby d'Italia, no? Inter-Juve, cos'è? Quindi è una partita che io penso di aver affrontato Venezia nei playoff, questa è la quinta volta che affronto Venezia nei playoff nella mia carriera. Praticamente quasi ogni volta che ho fatto i playoff, a parte l'anno scorso che abbiamo preso Brescia, ho affrontato Venezia in un modo o nell'altro, o in finale, o in semifinale, o nei quarti. Quindi è una squadra che questo dimostra che è una squadra che ha della continuità, una squadra ambiziosa, una società che ha sempre voluto far bene. E noi non siamo da meno, allo stesso tempo dobbiamo essere, come dicevo prima, consapevoli di chi siamo, noi siamo la Dinamo e dobbiamo continuare a seguire quello che è il nostro carattere, quello che è la nostra identità. Ultimissima cosa, domani si gioca con il pubblico amico, questo pubblico che realmente vi ha sempre ovattato, questo bisogna riconoscerlo e che adesso tramite voi riporta fuori anche quel grandissimo orgoglio di essere sardi, anche se tu insomma mi sa tanto che sei
Sei vicino ad avere proprio la titolarità assoluta. Ma mio figlio è sardo, quindi è nato qui a Sassari, quindi siamo più di... La mia famiglia in parte sicuramente ormai è diventata sarda. Quindi sono molto orgoglioso di questo, sono molto orgoglioso del fatto di aver portato questa maglia per tanti anni, perché comunque nella pallacanestro di oggi 5 anni sono tanti anni, e credo che comunque sarà una grandissima emozione rivedere il pubblico. Io ricordo il primo anno che ero qua, quando siamo arrivati, penso fosse la semifinale scudetto o in finale scudetto, che c'è stata tutta la coreografia, anche quando dopo abbiamo vinto la Europe Cup, che siamo tornati, abbiamo fatto la prima partita, c'era una festa bellissima. E onestamente spero di poter ridare una gioia del genere a questi tifosi che se lo meritano.